Io avevo 16 anni e il mio maestro, Pasquale Rispoli, che a sua volta era stato allievo di Tassinari a Rigo, mi fa, "Uì", era napoletano, "Uì, siccome si è ammalato il secondo flauto alla Fenice, c'è da fare l'Aida e tu vieni a fare il secondo flauto." E va bene maestro, che ora sei a prova? Domani alle 10. Vado in orchestra, allora c'era l'ottavino, primo flauto, il secondo, perché sul podio i flauti suonavano qua una volta, adesso suonano lì. E arriva Fernando Previtali. Tutti in piedi, cioè io a 16 anni non avevo ancora la barba. E mi fa, "E tu cosa fai qua?" Io sono sempre stato un ragazzo timidissimo, scherzo. E dice, "Maestro, non vede, sono il flauto." Rispoli mi abbraccia e fa, "Fernando, non preoccuparti, tu baglione, sta suonando il flauto." Per tutta la prima prova, tarara, cercava dove sbagliavo, non ho sbagliato no. Quando sono arrivati i balletti, poi preciso con lo staccato. Oh, che mi avessi detto, complimenti, manco. C'è un seguito. Io con Clem sono stato grande amico e come sapete Clem ha sposato la figlia di Previtali. Allora suoniamo a Roma il concerto brandeburghese per due flauti, poi io avevo fatto Quanzo e lui Telemann, e con l'orchestra da Camera di Santa Cecilia suoniamo e dice, c'è anche mio suocero. Ah, bene. Allora, ti presento il maestro Caroli. A Fernando Previtali, "Bravissimo, che bravo flauto, brevissimo." "Eh no," ho detto, "maestro." Si ricorda la Ida con Bergonzi nel 60 e passa? Sì, sì, ecco, io ero quel bambino che suonava roba ed è stato molto cattivo con me. C'era la moglie e le figlie, "Ma papà è buono, sì, a casa vostra, ma poi si vendica quando dirige." Basta, chiudo. No, racconto questo aneddoto sempre in classe per dire che non bisogna mai essere... Sti ragazzi, io li trovo tanto timidi, scusa che facciamo, devono essere più se stessi, bravo. Perché se uno è timido, come fa a emozionare, a diventare un concertista? Io, se quando suono mi intimidisco, non posso trasmettere. Sono io che trasmetto i sentimenti al pubblico attraverso la musica. Noi siamo in mezzo fra il compositore, ma come gli attori. Gli attori dicono quella determinata frase con quel determinata voce, cadenza. Quelle sono le cose che adesso bisogna emozionarsi, ma non attraverso i computer, perché questi parlano di tutto attraverso i computer, però quando sei di fronte a una persona, è quella l'emozione che devi dare. E noi è quello che dobbiamo fare quando suoniamo. È la cosa principale, oltre allo studio, il flauto. Ma però quando io vado a sentire un concerto, io pretendo che quel concertista o quell'attore mi emozioni, che venga fuori dalla sala da concerto contento perché mi ha dato qualcosa. Fallout, ad esempio, è molto importante perché trovarci 200 ragazzi nello stesso tempo, nella stessa settimana, sentire tutte le lezioni di questi grandi flautisti e sentire, trovarsi tutti alla sera al concerto, trovarsi tutti insieme, e vuol dire tanto, perché poi durante l'anno nessuno si frequenta, sono tutti con queste robette qua, invece qua hanno modo di parlare, di scambiare, questa è una grande cosa per i ragazzi, aprire la porta e sentire una lezione di Gerard, di Rengli, faccio alcuni nomi, ma è un'emozione. E qui, grazie, devo dire, a Lombardi, lui ha raccolto e ha creato un'emozione che i ragazzi devono far tesoro quando vanno a casa.